Approvazione del bilancio d'esercizio 2018, presentazione del nuovo CDA e collegio sindacale. Questi punti importanti del Tua Day che per la prima volta si è svolta a Lanciano all'interno dell'officina storica dell'ex Sangritana. Il bilancio si è chiuso al 31/12/2018 con un utile di 34.000 euro, facendo registrare una riduzione dei costi di 410.000 euro. Presentiamo un bilancio inutile, un bilancio che nasce su un anno difficile con un consiglio di amministrazione che è quello che ci ha presieduto e di cui ho fatto parte per gli ultimi mesi e crea le condizioni, creano le condizioni, i risultati raggiunti per aprire delle prospettive strategiche importanti, per cercare nel breve, nel medio e nel lungo periodo di ridisegnare quello che è un settore strategico. Ci sono diversi segmenti da aggredire, da un lato sicuramente ci sono delle criticità nel settore delle manutenzioni, ogni tanto si legge sui giornali che ci sono lamentele per gli autobus. Noi pensiamo di rinnovare la flotta, pensiamo di intervenire sul ferro, tutto questo perché degli studi anche recenti della Cassa Depositi e Prestiti hanno dimostrato che c'è un impatto moltiplicatore sul PIL e sull'occupazione quando si investe nel trasporto pubblico locale. Sì, si chiude un bilancio in positivo, naturalmente il bilancio a cui noi guardiamo non è soltanto quello economico, è importante e ringrazio gli amministratori che hanno saputo raggiungere questo risultato nonostante la diminuzione dei contributi pubblici, questo va detto. Il fondo per i trasporti è un fondo nazionale che viene dato e ripartito poi tramite il Ministero alle regioni e questo fondo ormai da anni viene intaccato ed eroso, questo costringe a fare opera magari sì sicuramente di razionalizzazione e di contenimento delle spese ma a volte anche tagli dolorosi e questo si riflette poi su un altro tipo di bilancio che è quello della soddisfazione della clientela. Ecco, noi adesso dobbiamo, una volta messi a posto e in equilibrio i conti, lavorare molto di più adesso sulla soddisfazione della clientela e sul fatto che i servizi che Tua eroga ai nostri cittadini, ai nostri utenti siano sempre più all'altezza dei bisogni di mobilità che la nostra regione vive.